buon saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo il nuovo HTC Desire C, diciamo il nuovo entry level di casa HTC. Un prodotto che, pur essendo un entry level, è molto curato, direi da tutti i punti di vista, che fa già girare ice cream sandwich. Anche su un prodotto di questa fascia di prezzo e che secondo me merita veramente una grande attenzione, soprattutto una fascia di prezzo in cui si trova. Vediamo un attimo alcune caratteristiche salienti. Il Desire C è un dispositivo con display da 3,5 pollici, quindi un display che non è neanche esageratamente sacrificato le dimensioni, quindi si può già utilizzare senza grossi imbarazzi anche nella digitazione di un messaggio, di un testo, e il tutto in dimensioni complessive piuttosto contenute. Display, dicevo, con diagonale da 3,5 pollici, risoluzione 320x480 pixel. Un display che trovo molto bello, molto gradevole in tutto, nei colori, nella sua capacità di sentire i comandi, bello veramente. Nella parte superiore del telefono troviamo, oltre ai vari sensori, sotto al vetro troviamo la capsula auricolare. Nella parte bassa troviamo i tasti a sfioramento con tasto home, tasto di ritorno e questo tasto che adesso ci permetterà di comandare le funzioni multitasking del telefono, quindi vedremo comparire gli ultimi programmi aperti in questa maniera. Potremmo anche scegliere di attivare quindi uno dei programmi che ci interessa, li vedremo in successione. Il telefono, come dicevo, è un telefono piuttosto leggero, stiamo parlando di circa 100 grammi di peso, le dimensioni sono di poco superiori a 10 cm di altezza, 6 cm di larghezza, la profondità è di poco sopra al centimetro e due. Tuttavia, queste forme molto arrotondate del telefono non danno una sensazione di spessore un po' inferiore a quella che abbiamo in realtà. Probabilmente ciò è dovuto anche alla leggerezza complessiva di questo terminale. Molto bella, a mio giudizio, anche questa piccola cornicetta cromata intorno al display. La parte destra del telefono prevede il tasto di controllo del volume. Purtroppo anche su questo Desire C non è presente il tasto di scatto della fotocamera. Abbiamo il microfono. Nella parte sinistra abbiamo la presa micro USB. Nella parte superiore tasto di accensione e il jack per le cuffie. Parte posteriore con la fotocamera che è sprovvista sia di flash LED che di autofocus, una fotocamera da 5 megapixel che tuttavia ci permette anche di realizzare degli scatti piuttosto decenti. Funzioni di videocamera con risoluzione massima VGA. Altoparlante di sistema, abbiamo il marchietto HTC e la scritta Beats Audio per quanto riguarda la. Che ci segnala le qualità acustiche del telefono. La parte posteriore è in questo materiale gommato antiscivolo, io trovo che sia molto bello. Questo telefono, come altri HTC, secondo me, merita veramente un complimento per la qualità costruttiva. Secondo me siamo un po' ai massimi livelli in tutte le fasce di prezzo, quando utilizziamo, questi dispositivi di, HTC. La fase di sblocco del telefono prevede la classica rotella di HTC Sense, però prima ho dimenticato di parlare un attimo delle caratteristiche hardware del telefono. Telefono che utilizza un processore da 600 MHz, quindi non più giovanissimo, ma che fa muovere senza nessun tipo di imbarazzo il sistema, funziona tutto piuttosto bene. 512 MB di RAM, molto interessanti anche le caratteristiche di memoria fisica. Abbiamo 4 GB di memoria interni che sono espandibili anche con scheda micro SD, quindi non avremo nessun problema a caricare sia software aggiuntivi sul nostro telefono che anche un discreto quantitativo di dati personali. Dicevo, lo sblocco prevede questa classica rotella che abbiamo visto ormai da qualche periodo sui dispositivi HTC. Ci sta a indicare la presenza della HTC Sense, che a mio giudizio è una delle armi vincenti,
anche di questo telefono. Trovo che il lavoro di ottimizzazione che l'HTC abbia svolto sulla propria interfaccia regali una qualità di uso ai suoi terminali che, per quanto mi riguarda, parlo naturalmente di gusto personale, è ciò che di meglio c'è nel mercato degli smartphone, naturalmente parlando con particolare attenzione del sistema operativo Android. Non parlo soltanto della possibilità di personalizzare i widget, i collegamenti che oramai sono più o meno tutti equivalenti. La Sense va ad innervare il telefono un po' ovunque. Guardando anche un attimo il browser, adesso carica direttamente la nostra pagina, si vede che il browser ha un funzionamento, pur essendo il classico browser stock di Android, ha un funzionamento che secondo me è molto più rotondo e più efficace nel caricamento della pagina. Fa girare il flash player. Un dettaglio che, anzi, due dettagli che ho sempre trovato molto interessanti nei browser HTC e che abbiamo trovato qui è la possibilità di impostare permanentemente la visione desktop della pagina. Ice Cream Sandwich, visto per esempio su, non so, mi viene in mente gli ultimi Samsung, ha la possibilità di farci vedere la pagina in modalità desktop, ma ogni volta che usciamo dal browser e che ci rientriamo, dobbiamo richiedere al browser di riposizionarsi in modalità desktop. Sui browser HTC, questa cosa è richiedibile in modo permanente, quindi supereremo subito questa prima operazione. Un'altra cosa che trovo molto interessante dei browser HTC è il riadattamento del testo alla pagina. Mentre con altri browser è necessario fare un doppio tap per avere il riadattamento, qui potremmo fare l'ingrandimento del testo con le due dita, sia zoom in che zoom out, e avremo il riadattamento immediato del testo alle dimensioni del display. So che potrà sembrare un dettaglio, ma in molte circostanze in cui si sta navigando, va bene, anche se non si dovrebbe, può capitare di navigare in macchina o in situazioni un pochino precarie. Secondo me aiuta moltissimo nella corretta e migliore visualizzazione della pagina. Io trovo che sia uno dei valori aggiunti di questo terminale e di praticamente tutti gli altri terminali di HTC. C'è un lavoro di, come dicevo, di ottimizzazione di tutto il sistema che passa anche attraverso l'interfaccia Sense, che a mio giudizio rende molto gradevole. Personalmente, ribadisco, è la cosa che preferisco di più utilizzando questi tipi di terminali. Bene, visto il browser, abbiamo già parlato brevemente dell'interfaccia che ci permette anche la creazione di sottocartelle con i programmi che usiamo con maggiore frequenza. Abbiamo il pad telefonico che anche qui oramai da moltissimi anni prevede la ricerca intelligente dei contatti, tra l'altro a mio giudizio veramente molto 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 ben funzionante. Parte telefonica che funziona bene sia per quanto riguarda la ricezione, direi anche piuttosto valida la parte acustica con un buon volume e direi anche una discreta qualità degli effetti sonori. Andiamo a vedere anche la disposizione dei programmi. In questo caso le pagine scorrono da destra verso sinistra, cioè lateralmente, non dall'alto verso il basso. In queste grafiche possiamo un po' riconoscere la presenza di Android 4.0. Con il menu possiamo andare a gestire tutta la disposizione delle applicazioni, possiamo accedere velocemente al Play Store o ricercare qualcosa. Qui è intervenuta HTC è intervenuta sulla visualizzazione, possiamo vedere tutti i nostri software del telefono insieme, possiamo creare una cartella di preferiti o di vedere ciò che abbiamo scaricato di recente dal market.
Bene, io direi che le cose più importanti di queste Desire, di questo Desire C le abbiamo più o meno valutate. Mi cade l'occhio anche sul programma che gestisce la posta elettronica. Anche qui ribadisco un lavoro di affinamento del sistema che permette di gestire in maniera molto corretta anche le caselle di posta elettronica. È un'altra di quelle cose che a me piace parecchio. Bene, facendo un riassunto, direi che il telefono è un telefono che trovo bello esteticamente, assolutamente ben costruito, mi piace molto anche come materiali e a costo di ripetermi per l'ennesima volta anche in questa prova, si ritrova anche in un terminale entry level di casa HTC, tutti quei contenuti che secondo me danno a questi telefoni un qualcosina in più nell'utilizzo, quindi un telefono che mi permetto di promuovere a pieni voti. Bene, un saluto da Ivan e un ringraziamento alla Stockhouse di Corso Sempione a Milano che ci ha messo a disposizione questo esemplare per la prova.